Renato Mazzoncini, CEO delle Ferrovie Italiane, ben arrivato. Si accomodi pure qui, prego. L'onorevole Mara Carfagna. Ben arrivata. Accomodi pure qui, prego. Giovanni Azzone, magnifico rettore del Politecnico di Milano. Ma non chiedo scusa, ben arrivato, professore. Ben arrivato. Da quest'altra parte invece Federico Ghizzoni, CEO di UniCredit. Ben arrivato, dottore, credo che sia qui. Davide Rattoli, co-founder di Talent Garden. Ben arrivato. E ultimo, ma non certo da ultimo, Alessandro Rosina, professore ordinario di demografia all'Università Cattolica di Milano. Ben arrivato, professore. Si accomodi, pure. Allora, cominciamo con le domande. Vi ricordo che potete partecipare tutti alle domande, anzi, cominciamo con le prime domande. Chi è che vengono le prime curiosità? Buonasera a tutti, sono Chiara Lucano, una neolaureata dell'Università Bocconi. Sì. Quello che volevo chiedere ai CEO qui presenti è quali sono state le principali difficoltà che avete riscontrato all'interno della vostra azienda nell'implementare delle politiche a favore della parità di genere? Ma le maggiori difficoltà sono state finché siamo rimasti su un livello molto teorico di principi e di valori. Mi ha fatto per diversi anni, sono 10-15 anni che si parla di valori della diversità, inclusione, eccetera. Non si è mai riusciti a farle calare poi nella pratica, nella realtà. Io ho trovato tutto quello che è stato fatto, policy contro policy, eccetera, eccetera, simile un pochino a quello che ha spiegato Francesco Caio prima, Colau prima. Adesso, era prima di Si chiama lapsus Siamo sempre linguae. sulla stessa. No, è il momento in cui ho fatto diventare una questione di business. Sostanzialmente, un giorno chiamai il capo nostro dell'Italia, che è un commerciale, e gli dissi: guarda, secondo me se metti le donne in capo filiale, secondo me facciamo meglio in termini di conto economico. L'ho convinto, l'ha fatto, e da lì è partito, diciamo, un'era nuova in qualche modo all'interno di UniCredit. Non c'è tempo per andare avanti, ma farla diventare una questione di conto economico, non solo di valore. Mazzucchini. Ah, la difficoltà maggiore direi che forse nel nostro settore è pregiudizio, anche perché abbiamo un'azienda divisa in due, abbiamo una parte tecnica hard che fa circolare i treni e abbiamo una parte di staff. Ovviamente nella parte hard l'idea che la circolazione dei treni debba essere affidata a uomini duri, pronti ad affrontare qualunque difficoltà 24 ore al giorno, è un pregiudizio molto forte. Devo dire che però la guerra a pregiudizio da noi ha in questo momento un momento straordinario, visto che ci troviamo per la prima volta nella storia del paese ad avere direi l'intero, il 95% del sistema delle imprese ferroviarie italiane in mano delle donne come CEO. Abbiamo Trenitalia con Barbara Morgante, che è stata nominata da me un mese fa e che probabilmente. Forse, insomma, lo verificheremo, ma credo che sia probabilmente il CEO più importante che abbiamo oggi donna in Italia. E abbiamo anche Trenord, che è l'altra grande azienda ferroviaria, anche questa è il nostro gruppo, in mano a una donna. Questo direi che parla da solo e da solo spazza via qualunque tipo di pregiudizio nelle prospettive di chi approccia un'azienda come la nostra. Ma noi siamo partiti da questo concetto, le quote non erano quote rosa ma erano quote di genere. Su questo abbiamo impostato un po' il fatto che devono essere basate sul merito e sul coraggio all'interno. E oggi noi ci ritroviamo con un team a maggioranza femminile che sta costruendo, diciamo, da zero una società che sta velocemente crescendo in Europa e si sta portando a successo. Questo grazie a un team forte, coeso, che è sempre partito da zero, non aveva il fatto di essere partito un po' di anni fa, è partito esattamente 4 anni fa a Brescia e questo ha permesso di costruirla da zero, partendo da una nuova generazione, partendo dal non avere, non puntare sull'età, sul genere, sulla diversità, ma puntando soltanto sul talento. E questo ha fatto sì poi di riuscire davvero a costruire qualcosa di diverso, a costruire noi lo vediamo in tutte le startup che ospitiamo oggi, non esiste più neanche una vera e propria differenza, esiste la qualità delle persone e questo sta cambiando come approccio, un po' lo si vede sulle nuove generazioni e forse è una delle soddisfazioni più grandi.
Addirittura in anticipo è chiuso, bravissimo. Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Elia Tavaccoli, una neolaureanda del Politecnico di Milano. E la mia domanda è che oggi i programmi universitari sono uguali per uomini e donne. Le donne sono più brave all'università, però hanno maggiori difficoltà a raggiungere le posizioni manageriali. Potrebbero formate in maniera differente rispetto agli uomini, cosa possono fare le università per prepararle meglio al mondo del lavoro? C'è un problema generale di evitare una formazione standardizzata. Titolo d'esempio, noi abbiamo creato quello che si chiama Poly for You, che dice accanto alla formazione normale, che devono avere tutti, perché se costruiscono ponti, sia che siano donne sia che siano uomini, il ponte deve stare su, credo questo cauteli tutti, però ci devono essere delle possibilità di sviluppare le proprie inclinazioni. Chi vuole essere imprenditore ha caratteristiche diverse da chi vuole occuparsi di sviluppo sostenibile, magari con una cooperazione allo sviluppo molto importante. Allora lo sforzo che stiamo facendo è quello di dire, cerca di capire qual è il tuo talento, cosa vuoi sviluppare e l'università ti deve dare la possibilità di fare in più rispetto alla norma questo tipo di percorso. Quindi è una diciamo, customizzazione non solo uomini-donne, ma singolo uomo, singola donna, singola persona che vuole formarsi alla nostra università. Allora, professor Rosina. Sì, io direi prima di tutto che dobbiamo fare un salto di qualità, dal diritto a essere tutti uguali all'opportunità di poter vedere riconosciute e valorizzate le specificità. E quindi dobbiamo costruire un modello sociale che impari a produrre valore dalla diversità. Questo vuol dire quindi incoraggiare soprattutto le ragazze e le ragazze che studiano non tanto a diventare uguali ai propri coetanei maschi, ma al ottenere, a diventare vincente, a rendere vincente il loro essere donne. Come possiamo farlo? Cos'è che frena questa possibilità? Ci sono tre rivoluzioni che sono rimaste incompiute, una è sulla formazione, una è sul lavoro e una è sulla leadership. Sulla formazione forse è la rivoluzione che forse è più vicina all'essere compiuta, però noi siamo in grado ad aiutare le ragazze a consentirle di avere un successo scolastico ma meno un successo formativo. Nel successo formativo ci vuole qualcosa di più, non solo competenze tecniche ma anche life skills, vuol dire competenze che consentono di avere successo nella vita e noi dobbiamo quindi aiutarle a prepararsi a cogliere la sfida di cosa vuol dire conciliare ad esempio lavoro e famiglia e a cosa vuol dire riuscire a valorizzare le proprie diversità all'interno delle aziende. Questo riusciamo per ora meno a farlo. Sono Beatrice Nobile, una studentessa della Bocconi. La mia domanda era: la paternità obbligatoria potrebbe essere una soluzione al problema della maternità di cui tanto si parla? Sarebbe fantastico se anche i papà potessero godere di un periodo di sospensione dal lavoro, non sostitutivo rispetto a quello delle madri, ma aggiuntivo. Perché dico questo? Perché il legame tra mamma e figlio, soprattutto nei primi mesi di età del bambino, è un legame indissolubile. E quindi un congedo di paternità aggiuntivo non sarebbe, alternativo non sarebbe d'aiuto. Aggiuntivo lo sarebbe quando per esempio la mamma si trova a rientrare nel mercato del lavoro e avrebbe a quel punto la possibilità di lasciare il suo bambino in mani sicure e di dedicarsi al suo lavoro senza avere sensi di colpa, senza avere preoccupazioni. Sarebbe straordinario, sarebbe vera parità. Allora, sono Vittoria Di Candia dell'Università Bocconi anch'io. E volevo chiedere in particolare ai CEO se credete che delle policy aziendali per la conciliazione ma rivolte agli uomini, come possono essere appunto le politiche di lavoro flessibile, che però non vanno a inficiare il coinvolgimento del lavoratore all'interno dell'azienda, possano essere uno strumento per ridurre le disuguaglianze di genere anche nel mondo del lavoro, soprattutto nel settore privato, insomma. Sì, sicuramente noi abbiamo il 55% di donne all'inizio. Poi abbiamo middle management qui in Italia, 45%, senior management 23%, top management 19%. Quindi c'è un problema di perdere le donne durante il periodo, diciamo, durante la carriera. Uno dei problemi è sicuramente combinare vita privata e vita professionale. Quindi interventi in certi momenti di vita della donna per garantire la possibilità di essere presente in azienda ma di avere maggiore flessibilità sono sicuramente nella direzione giusta, vale sia per le donne, vale sia per gli uomini. Smart working sta decollando, iniziative
di 4 giorni su 5 post maternità sono ormai avviati, però il vero problema secondo me è quello di garantire alla donna post gravidanza poter rientrare in azienda allo stesso livello che ha lasciato quando se n'è andata per la gravidanza. Il vero problema è lì, ma spesso si vede il posto rioccupato e spesso la donna deve ricominciare, come posso dire, non da capo, ma sicuramente non da dove ha lasciato. Quindi il vero tema è come garantire questo passaggio personale molto importante senza far perdere l'opportunità di lavoro. Qui bisogna essere molto selettivi e sulle donne migliori bisogna scegliere. Non si può non intervenire per non dare questa garanzia. Grazie. Per il futuro. Mazzucchini. No, direi che una delle poche cose su cui non litigo con i sindacati è il tema delle pari opportunità. Abbiamo istituito i comitati già nel 2000 in ferrovie. Il problema delle regole è molto importante, perché soprattutto in aziende strutturate come le nostre, alla fine sono delle regole anche contrattuali serie che garantiscono questa flessibilità e garantiscono il riaccesso nel mondo del lavoro, che poi fanno la differenza. E chiaramente, voglio dire, ci sono lavori su cui si riesce a garantire più flessibilità che altri. Noi abbiamo una situazione un po' opposta rispetto a quella che diceva Ghizzoni, cioè abbiamo nella parte alta manageriale una maggior percentuale di donne rispetto alle funzioni più junior o più di basso livello, proprio perché sono quelle che riescono anche a garantire in realtà maggior flessibilità, su cui si riesce a lavorare più sugli obiettivi rispetto, come dire, anche alla presenza di un turno di lavoro e lì i risultati sono molto importanti. La tecnologia aiuta moltissimo e penso, sì, che nei prossimi anni possiamo fare ancora moltissimo. Detto lì. Ma io parto portando due esempi. Da una parte sul tema anche di prima, paternità-maternità. C'è una bellissima case history, secondo me, che è fatta oggi da Facebook a livello internazionale, che permette di alternare paternità e maternità dando alla persona, a seconda del figlio, un periodo di tempo in cui può essere il padre o la madre a alternarsi, e quindi si crea di fatto un'alternanza tra i due che può per poter seguire il figlio. Quindi come esempio proprio del concetto che non esiste più, il concetto di paternità e di maternità, ma un insieme delle due. Un secondo esempio molto interessante, secondo me invece è più una realtà che noi vediamo tutti i giorni. Cioè oggi il luogo di lavoro è stato pensato su un modello di lavoro molto vecchio, molto che non è più quello attuale di oggi, quindi è basato sul vado in ufficio, lavoro 10-12 ore al giorno, non esco più, è basato sul più sto, più sono stato bravo. In realtà oggi il luogo di lavoro sta cambiando totalmente, lo si vede con lo smart working, lo si vede nei co-working, come noi vediamo tutti i giorni, in cui le persone lavorano qualche ora, lavorano non più semplicemente a una postazione, ma con un tavolo alto, con un tavolo basso, cambia totalmente il modo in cui le persone riescono a essere più produttive. Allora, basandosi sul misurare la produttività e non più come l'ambiente di lavoro viene configurato e come questi lavorano, può essere forse una base per inserire e cambiare anche questo approccio. Silvia. Abbiamo numerosi interventi, tanti utenti ci scrivono che sono piacevolmente colpiti del fatto che finalmente non l'ennesima tavola in cui le donne parlano di donne, ma anche gli uomini prendono posizione e parlano di donne. Abbiamo numerose domande, ne ho selezionata una per gli interlocutori. Allora, ci chiedono, tutti gli studi riportano che non abbiamo una parità di genere a livello retributivo. Cosa possiamo fare per superare questo problema e quale impegno si prendono le aziende? Allora, io questa domanda la farei sia al CEO sia all'onorevole Carfagna, però prima, siccome c'è anche un contributo di Francesco Starace, che è il CEO di Enel, perché interviene anche su questo punto, sentiamolo un attimo, la regia magari lo può mettere in onda. A proposito di 4C, vorrei non dire quante sono le donne che lavorano in Enel, sono tantissime, sono una percentuale molto molto importante della popolazione dell'azienda, che però questa percentuale cambia restringendosi, diventando sempre più piccola man mano che si sale nell'organigramma del gruppo. Questo fatto ha radici lontane, ha diverse motivazioni, tra l'altro è una percentuale che varia anche dal punto di vista delle geografie. Noi siamo presenti in circa 30 paesi in giro per il mondo e da paese a paese si vedono grandi differenze. È un peccato, io lo ritengo uno spreco di risorse, uno spreco di talenti e un vero e proprio handicap che dobbiamo in qualche maniera cercare di abbandonare. E che cosa possiamo fare? Possiamo fare tante cose, e tra cui alcune immediate e altre un po' più in là nel tempo. Quella che
Noi pensiamo di fare dal punto di vista immediato è una ricognizione che stiamo facendo attraverso tutte le geografie per capire come mai ci sono queste differenze e cosa fare per armonizzare questo trattamento attraverso i paesi, al di là di quello che i singoli contesti culturali nei singoli paesi possono suggerire. Un'altra dimensione dello sforzo che stiamo cercando di portare avanti è quello che riguarda la parità retributiva. E questo non deve essere una sorpresa, e se lo è un peccato che sia una sorpresa, perché in realtà è ben noto che a parità di funzione e a parità di prestazione è statisticamente vero che una donna mediamente guadagna meno del suo collega. Questa cosa è assurda, va in qualche maniera ricondotta alla realtà. Questo non stiamo suggerendo di abbassare le retribuzioni dei colleghi maschi, quindi non si devono preoccupare, ma piuttosto di adeguare quello delle colleghe. Chiaramente poi a medio e lungo termine ci sono ben altre attività che dovremmo insieme portare avanti, in questo ci dovranno anche aiutare le colleghe, che è quella di fare sì che ci sia maggiore penetrazione all'interno del management della popolazione femminile. Qui penso che il ragionamento sia un po' più complicato, ci sono un sacco di variabili da affrontare e su questo chiaramente la riflessione ci vede molto attenti a capire le esperienze di altre società che forse da questo punto di vista hanno già cominciato il loro percorso. Ecco, è particolarmente interessante questa risposta perché, come voi tutti sapete, Francesco Starace non è soltanto il CEO di Enel, ma Enel è un gruppo che ha inglobato da poco Endesa e quindi controlla il mercato dell'energia nella penisola iberica e in buona parte dell'America Latina, quindi parliamo di un gruppo molto importante. È interessante capire anche come si muove il legislatore da questo punto di vista sulla parità contrattuale e salariale. Il legislatore, devo dire, negli ultimi anni ha fatto numerosi passi avanti attraverso recepimenti di direttive europee, attraverso norme, attraverso risoluzioni. È chiaro che c'è ancora molto da lavorare. L'Italia da questo punto di vista ha guadagnato delle posizioni anche nel Global Gender Gap Report a cui si è fatto riferimento prima. In generale la questione della parità tra i sessi, che comprende anche la parità retributiva all'interno del mercato del lavoro, è una grande, grandissima sfida che abbiamo ancora di fronte, ed è una sfida che non è ancora compiuta, ed è una sfida che va assolutamente vinta, perché avere donne economicamente indipendenti, autonome, affermate sul mercato del lavoro, significa avere donne libere da ogni forma di condizionamento, da ogni forma di violenza, da ogni forma anche di sopruso, di discriminazione e di pregiudizio, quindi significa avere donne che effettivamente godono di pieni diritti e di pieni pari dignità e di pari opportunità. Vedo che il tempo è scaduto e quindi continuerò poi il ragionamento eventualmente nella risposta successiva. Va bene, grazie. Dottor Mazzucci. Ma allora devo dire che il tema è chiaro e noto che esiste. Noi utilizziamo dei criteri per la definizione delle retribuzioni che sono criteri però assolutamente standard. Pesiamo le posizioni, pesiamo le job, usiamo il metodo EI che è ampiamente utilizzato in molte aziende del mondo per la definizione del benchmark. E quindi direi che oggi questo problema non lo sento più molto in ferrovie. Tra l'altro abbiamo una situazione in cui stiamo recuperando le quote di genere e quindi tutte le persone nuove che arrivano. Oggi per esempio abbiamo il 45% dei neolaureati che arrivano anche da ingegneria, dove però il professor Azzanè ce ne produce solo un 20% circa, nel senso che l'80% sono uomini che si iscrivono al Politecnico, non so dove hai trovato il dato, però Azzone prima mi confermava che sono ancora poche le donne ingegnere e entrano in una situazione di parità retributiva. Peraltro lo stipendio più alto che ho autorizzato fino ad oggi in ferrovia è proprio una donna. Quindi, chi è e quanto guadagna? Appunto, la Barbara Morganti, la direttrice in Italia. Quindi. Oh, vabbè, finalmente una buona notizia. Prego, dottor Chizzoni. Chiaramente da noi abbiamo la politica retributiva identica a uomini e donne. Però di fatto abbiamo a livello di gruppo, quindi 40 paesi, circa un 10-11% di differenza media. Poi in realtà se si va a guardare dentro abbiamo settori della banca in cui c'è prevalenza femminile, private banking, retail banking, e qua di fatto quando parliamo di gente di qualità non c'è differenza salariale. Poi ci sono aree della banca, tipico l'investment banking, dove ancora oggi la stragrande maggioranza dei dipendenti sono maschi.
è un'area dove si fanno, dove si pagano gli stipendi più alti, probabilmente questo in parte crea queste differenze che ci sono. Quindi il tema di nuovo è perché nell'investment banking sono solo, o almeno la stragrande maggioranza, sono donne. Quindi torniamo al punto di facilitare anche una carriera per le donne in quel specifico settore. Quindi l'obiettivo c'è, negli ultimi anni si è ridotta la differenza, ma va ancora vista in maniera molto granulare. Un altro aspetto per noi, per esempio, che fa la differenza in termini di salari è la disponibilità a trasferimenti esteri. Anche qui, per tante ragioni che non c'è tempo a spiegare oggi, abbiamo meno donne disponibili a fare esperienze di alcuni anni all'estero rispetto agli uomini, qui fa la differenza anche sul salario. Questo è magari un problema culturale. Dottori, c'è questa differenza nel mondo delle start-up, nel mondo delle aziende 2.0? Ma noi vediamo questo soprattutto dal punto di vista dei fondatori delle start-up. Quello che succede è che oggi in Italia abbiamo circa un 15% di fondatrici, di imprenditrici donne che aprono una propria società. Rispetto a una media europea del 25% è ancora, se vogliamo, molto bassa. Il tema vero e forse la cosa più negativa è che le donne aprono le aziende in una fase un pochino più matura della propria vita, quindi non ci sono, nella fase iniziale sono molto più portate al cercare un lavoro, e questo forse parte proprio da un tema formativo, nel senso che fin da non ci sono ancora modelli. C'è una bellissima ricerca di alcuni scienziati coreani che hanno fatto una ricerca sulla popolazione degli Stati Uniti che di fatto non c'è l'impressione del posso diventare presidente, perché se io guardo tutte le immagini del presidente e sono sempre presidenti uomini. La stessa cosa, oggi forse questo si spera a breve verrà modificato, ma forse la stessa cosa va fatta anche sul tema degli imprenditori, degli imprenditrici, e quindi va sempre di più creata una cultura del si può fare, e un'opportunità non è semplicemente cercarsi un lavoro ma anche crearsene uno e quindi crearsi una propria impresa. Sì, un invito alle donne che ho presenti: gli uomini rompono più le scatole sugli aumenti salariali, le donne meno, quindi lo lascio com'è. Silvia, torniamo da te. Silvia, abbiamo altri... Ci stanno entrando veramente tantissime domande, provo a mixarle un po' per parlare un po' i vari interlocutori. Allora, una curiosità che ha Ernesto, che ci scrive da Cagliari, è per il mondo delle istituzioni, e ci chiede se ci sono delle best practice a livello europeo in ambito normativo da cui possiamo prendere un esempio. Mi viene in mente per esempio la Francia, che nel 2014 ha varato una interessante legge sulla parità di genere che va ad incidere in diversi settori. Quello della violenza sulle donne, rafforzando la tutela penale contro gli atti di violenza sessuale, ma da questo punto di vista devo dire che in Italia abbiamo fatto progressi negli ultimi anni. Quello del lavoro, prevedendo l'ampliamento dei congedi parentali, 6 mesi più 6 mesi. Quello della partecipazione delle donne ai consigli di amministrazione delle aziende pubbliche, non solo quelle quotate, per un 40%, a differenza del 30% italiano, e poi anche azioni volte a favorire una corretta rappresentazione all'interno dei media. E poi c'è la Svezia, non ho abbastanza tempo per ricordare quanto la Svezia sia un campione, un'eccellenza nel campo della parità e anche del welfare familiare. Pensate che il vostro percorso sarebbe stato diverso se fosse stati donna? E perché? Professore? No, non penso che sarebbe stato diverso. Avrei fatto le stesse cose e credo avrei provato a fare le stesse cose. Poi sul risultato chi lo sa. Io non so perché, qui partono le contestazioni. Abbiamo una valentissima giurista seduta qui in prima fila, la dottoressa Livia Pomodoro, già presidente del Tribunale di Milano per tanto tempo. Ecco, grazie. Che una volta ho avuto il piacere e l'onore di intervistare, che mi ricordava che lei, quando cominciò qualche tempo fa, era uno dei pochi magistrati, una delle poche toghe italiane donna. Quindi, insomma, anche sul mondo, diciamo così, accademico, istituzionale. Professore, ma no, è molto difficile dirlo, no? È impossibile avere lo scenario opposto e riuscire a confrontare. C'è sicuramente un tema che pesa molto e pesa ancora più in Italia rispetto agli altri paesi, che è quella della conciliazione fra lavoro e famiglia. Cioè, in quel momento lì in cui tu formi famiglia e hai dei figli, è chiaro che l'impegno femminile è maggiore
e la complicazione che questo poi pone nella continuità di carriera, nella progressione, incide maggiormente per le donne. Quindi sì, mi sento di riconoscere che su questo aspetto sarei senz'altro stato penalizzato. Sarebbe stato penalizzato. Se lei si fosse chiamato Renata Mazzoncini, sarebbe stato uguale? Guarda, sono la persona giusta a cui fa questa domanda, perché ho una moglie ingegnera, ecco, che con cui abbiamo studiato insieme. Come da statistiche è più brava di me, ovviamente, e ha fatto anche il PhD poi in ingegneria dei trasporti, dopodiché abbiamo fatto 3 figli e oggettivamente le accelerazioni sono state diverse. Quindi non posso negare che se mi fossi chiamata Renata probabilmente non sarei arrivato a 47 anni a fare la Didi. E se lei fosse stato Federica? Gli uomini non hanno applaudito, vorrei farvi notare che la seconda e la terza fila non ho visto uomini applaudire. Se lei si fosse chiamato Federica... Sono entrato in banca per sbarcare il lunario, tra il momento in cui mi sono laureato e il momento in cui mi hanno detto che avrei fatto il militare, per cui fossi stato donna non avrei chiesto di entrare in banca e non avrei fatto questo tipo di carriera. Scherzi a parte, no, sono sicuro che... Andando indietro ai 35 anni, donna sarebbe stato molto più difficile che non uomo. Ed è quello che da allora dobbiamo prendere gli spunti oggi per rendere invece il percorso di carriera delle donne uguale a quello degli uomini. Ma allora era molto più complicato. Davide, non esiste al femminile, quindi ci dobbiamo arrangiare un po' così come va. Sì, assolutamente. Io su questo me lo sono chiesto proprio un paio di settimane fa, perché quando mi avevano invitato a questa giornata avevo chiesto all'interno del mio team e avevo detto, ma l'ho percepito, raccontavo prima, noi siamo un team a maggioranza femminile di un'azienda molto giovane, quindi ho chiesto alle persone che tutti i giorni lavorano con me, ho detto, ma secondo voi c'è questa differenza anche su aziende così nuove? E la risposta mi ha abbastanza scioccato, perché è stata sì, c'è ancora una differenza così ampia anche su aziende così giovani. E quindi ho cercato poi anche un po' di darmi una risposta, e forse una risposta totale non l'ho trovata, ma si ricollega forse anche un po' a quello di prima. Se sei uomo, sei sempre stato impostato a quello che diceva prima il dottor Colao, battere i pugni sul petto e dire sì, devo farcela, devo crescere, chiedo più stipendio. Che dicevamo prima, invece forse l'ecosistema intorno, le persone intorno, la famiglia, la scuola ha insegnato meno al essere così aggressivo alle donne, e questo fa sì che poi ci sia e ci possa essere un po' di rallentamento, e forse è la risposta che mi sono dato di più, cioè se fossi nata donna non mi sarei potuto chiamare Davida o cose simili, ma la grinta, la cosa è un qualcosa che l'ecosistema intorno ti spinge ad avere di meno, e forse questo è il problema culturale sul quale dobbiamo lavorare di più per dire siamo davvero tutti uguali. Vorrei ribaltare la faccenda, grazie. Vorrei provare per un attimo a ribaltare la questione. E se lei si fosse chiamata Mario, avrebbe avuto qualche opportunità in più, visto che comunque è stato ministro della Repubblica e insomma la sua carriera politica è invidiabile. È difficile riflettere su questo, perché si rischia di personalizzare. Personalizzare non porta mai a fare dei corretti ragionamenti. Mi viene da pensare questo, però, riguardo al mio ambito, la politica, ma credo di poter estendere questo tipo di ragionamento. Delle donne si presume quasi sempre l'inadeguatezza, se non la stupidità, fino a prova contraria. Degli uomini si presume sempre l'intelligenza, la competenza, la preparazione e l'adeguatezza fino a prova contraria. Questa è una condizione di disparità e di disuguaglianza che è particolarmente odiosa e che ci porta a fare i conti con uno zainetto che ci portiamo sulle spalle, che è il pregiudizio con cui veniamo giudicate quasi sempre. Ecco, noi non chiediamo quote rosa tranne che nei casi necessari, come i CDA delle aziende dove la partecipazione delle donne era talmente emergenziale che serviva un input normativo. Chiediamo però di avere pari opportunità almeno nelle condizioni di partenza, di non partire con lo zainetto di pregiudizi sulle spalle. Posso, lei ha ragione a dire... Lei ha ragione a dire che non bisogna personalizzare, però quando lei divenne ministro venne indicata come il più bel ministro d'Europa. Ora, sì, io so che, la forza delle donne in questo, noi non ci piangiamo addosso. Poteva essere seccante questa cosa?
un po'. Sì, meglio che un pugno, cioè voglio dire, meglio che un pugno nello stomaco, un occhio, voglio dire, non è una di quelle cose per cui ti piangi addosso, non ti fa piacere, non lo so, diciamo che preferiresti essere apprezzata per altro, però noi donne non ci piangiamo addosso, ci rimbocchiamo le maniche, andiamo avanti e diciamo, vi farò vedere che sarò giudicata per altro e insomma abbiamo lavorato con questo obiettivo. Grazie, grazie. Altre domande? Oggi si è parlato di quote rosa. Ecco, io volevo chiedere per quanto ancora ci sarà bisogno di queste quote di genere affinché le posizioni a livello manageriale di uomini e donne siano abbastanza bilanciate ed equiparate. E soprattutto si parla spesso delle posizioni delle donne all'interno dei board, ma sono i board ad essere il reale problema oppure bisognerebbe concentrarsi maggiormente all'interno del percorso manageriale? Sicuramente dipende dal percorso manageriale, nel senso che poi i board sono costituiti da manager. Devo dire che la legge del 2011 ha generato un effetto, secondo me, veramente straordinario, nel senso che costringendo, come dire, quindi sono un po' brutale in questo, costringendo a inserire donne nei board, abbiamo trovato dei talenti veramente importantissimi. Quindi dal mio punto di vista quello che osservo è che questa norma sta generando un effetto di trascinamento manageriale importante, cioè la presenza e lo slittamento delle donne dalle posizioni manageriali ai board ovviamente risucchia e risucchia altre donne con un meccanismo che è anche di sponsor, che incomincia ad esserci e produce dei risultati apprezzabili. Dopodiché, se dovessi dire onestamente quanto tempo dovremmo ancora sentir parlare di questo, secondo me ci vorranno ancora 10 anni, perché sono ottimista, esattamente. Sulle quote rosa dei consigli, noi siamo anche sopra il 30%, quindi per quanto mi riguarda potrebbe essere anche ormai superato. I board hanno comunque una funzione molto importante, che devono fare da advocacy e devono comunque spingere il management ad operare nel migliorare la catena manageriale, dove invece il problema ancora persiste. Noi dal 2012 ad oggi siamo cresciuti progressivamente, eravamo al 38% nel middle management, siamo appunto al 43% su, però non è sufficiente. Una cosa interessante che vedo all'interno del mio gruppo è che se guardo le banche oggi che hanno le migliori performance, quindi banche anche fuori dall'Italia, sono quelle che hanno il più alto numero di giovani, l'età media più bassa e il più alto numero di donne managers. Quindi è di nuovo per me un obiettivo, scusate se sono un po' banale, ma di conto economico. Devo aumentare il numero delle donne, migliorare la diversità e ridurre l'età media, perché ne va in positivo del mio conto economico. Tettoli. Sì, io parto non semplicemente da quello che ci siamo detti prima sulla parte manager, board and co, ma anche sulla tipologia e la verticalità. Noi all'interno di Tagging Garden siamo focalizzati sul mondo del digitale, sul mondo tecnologico, e quello che vediamo è quello che si diceva anche prima sul dato che non combaciava: ingegneri, viz, altre professioni, negli ingegneri ci sono troppe donne. Ci sono troppi uomini, scusate. Io volevo portare questo piccolo aneddoto. La prima, per esempio, programmatrice software della storia è stata una donna, è stata Ada Bryon, che ha portato il primo linguaggio, il primo algoritmo che poi ha portato alla nascita del software. Questo è secondo me stato un po' anche il simbolo di quando noi siamo partiti costruendo percorsi ad hoc per formare, per esempio, software developer, e con Valore D, che è uno dei partner di questo evento, abbiamo proprio impostato un concetto di borsa di studio per le donne più talentuose che si inserivano in questo. Noi oggi abbiamo all'interno dei nostri corsi una presenza 50-50 tra uomini e donne. Questo probabilmente non solo applicato al settore tecnologico e ingegneri, ma applicato anche al tema board, management e tutto, può essere forse la cosa, ma bisogna ripartire ancora dal tema educazione e dal tema formazione. C'è ancora questa differenza forte, questa è una domanda mia, sul piano, diciamo così, dell'accademia, perché abbiamo scoperto, io poi non so bene quali sono i dati veri, se i suoi o quelli... sì, sul numero degli ingegneri donna in questo paese, ma esiste ancora questa ripartizione che è un po' sciocca, diciamo così, tra le donne più vocate, o meglio, più indirizzate verso le facoltà di tipo umanistico, letterario, eccetera, e invece quelle tecniche? Lo chiedo ai professori. Devo dire, non solo umanistico, se noi guardiamo i dati nostri, noi abbiamo circa un 23% di donne su ingegneria,
abbiamo un più di 50% su architettura e oltre il 50% su design, quindi che non sono umanistiche. Sì, certo, in senso stretto, certo. Di creatività, mettiamolo così. Sì, c'è ancora, e c'è una differenza però molto forte fra singole ingegnerie. Ingegneria biomedica ha più donne che uomini, ingegneria informatica, che non è molto diversa dall'ingegneria biomedica, ha una percentuale di donne inferiore al 10%. Ma lei non ha registrato la femminilizzazione del settore della medicina, tout court, diciamo così? Sulla medicina in parte c'è, sull'ingegneria c'è un, secondo me c'è ancora un problema, che è un problema di scelta. Perché le donne non scelgono ingegneria? Io credo che ci siano due motivi per scegliere ingegneria. Uno materiale è la facoltà, è la scuola, che oggi ti consente maggiori tassi di occupazione. Sì. Architettura all'82%, ingegneria al 96%. La seconda cosa è però deve piacerti quel tipo di lavoro, deve affascinarti il fatto di poter cambiare il mondo, di poter costruire cose. Ecco, secondo me non riusciamo ancora a trasmettere un messaggio che l'ingegnere è qualcosa che ti può far vivere meglio, può, non è semplicemente quello che risolve il suo meccanismo concreto, il suo motorino, il suo aggeggino. Questo ancora manca e secondo me è un compito di carattere educativo, aumentare l'attrazione di questo tipo di professione. E invece sul piano demografico, professor Rosita? Beh, no, c'era comunque un problema a monte sulla questione che si stava adesso discutendo, cioè se si va a vedere anche i test sulle competenze matematiche, sia nelle medie che nelle superiori, le donne si sentono meno e sono meno, riescono meno a raggiungere i livelli dei coetanei maschi. E questo però è in forte recupero, però è anche vero che c'è una maggiore insicurezza delle ragazze, anche a parità quindi di competenze si sentono un po' più insicure. E a parità di sicurezza rispetto alle competenze acquisite c'è effettivamente un contesto che le incoraggia di meno a fare certi tipi di lavori, a scegliere certi tipi di professioni. C'è comunque un cambiamento culturale che noi dobbiamo per forza fare, dobbiamo fare in modo che sia uno shock che produce del cambiamento, perché altrimenti rimaniamo fermi sulle posizioni in cui siamo e non riusciamo quindi a far partire un cambiamento virtuoso. Faccio un esempio, cioè se io dico appunto chirurgo, è vero che anche in medicina c'è una femminilizzazione, ma se dobbiamo pensare a un chirurgo, pensiamo tipicamente a un chirurgo maschio, certo. Perché il termine stesso è maschile, perché tradizionalmente la figura del chirurgo è stata ricoperta tradizionalmente da maschi, e perché siamo convinti, continuiamo ad essere convinti, che le abilità, le capacità, le competenze da fare il chirurgo siano soprattutto maschili. E questo non è vero. Non è vero affatto. C'è un cambiamento enorme, sì, di competenze, certo, di un nuovo mondo che si sta costruendo, rispetto a cui le competenze femminili sono un vantaggio. E noi questo vantaggio non lo stiamo facendo diventare una risorsa vera per il Paese. Su questo tema sentiamo anche Francesco Caio, ora sì, amministratore delegato di Poste Italiane, eccolo qui. Sul tema della gender parity sono stati fatti negli ultimi anni enormi progressi. Io, ahimè, lavoro da molti anni e ho visto, come molti altri miei colleghi, un'evoluzione sicuramente in senso positivo. I motivi sono diversi. Dalle quote rosa alle condizioni economiche, alle dinamiche sociali. Qual è la sfida adesso? Io ne vedo due. Una, quella di velocità. Se mi ricordo, il report del World Economic Forum del 2014 dà il raggiungimento di una vera gender parity fra 81 anni. Mi sembra un pochettino lunga. L'altra è quella, secondo me, fatto il primo passo in azienda, di avere una visione più di sistema, e cioè io ho fatto una scelta di famiglia, non tutti la fanno, però chi sceglie la strada della famiglia si trova ancora una situazione femminile dove la figura della donna è pivot ben al di là del ruolo aziendale. Ecco, secondo me la riflessione sulla filiera del tempo, nel contesto della carriera degli uomini e delle donne, diventa secondo me importante. Non è più solo un tema di gender parity, diventa probabilmente un tema, non dico di human rights, ma di una società in cui un'impresa responsabile e attiva deve farsi carico con una forte progettualità, continuando e accelerando il lavoro degli ultimi anni. Bene, e con questo auspicio noi ringraziamo i nostri ospiti per questo question time che mi auguro sia stato all'altezza delle vostre aspettative, delle mie di sicuro. Queste che vedete, grazie, accomodatevi pure, grazie dottore, grazie, arrivederci, grazie.